Nell'episodio precedente, ho individuato grazie a una stupida idea la posizione del castello del presunto cattivo. Sono stato rapito da Yulu e adesso devo seguire il me stesso del passato per arrivare a Salsadar. 1, 2, 3, 4. Go! Signori e signori, questo è Misekai, quindi preparatevi! Realtà, verità, scoprirà, accadrà, chi lo sa, si vedrà, guarda qua, guarda là, guarda su, guarda giù, guarda per terra tu, e adesso è arrivato il momento e boom! Sono svegliato in un bosco e non so perché, ma ci sono waifu qua e me la godo, sai? Sono arrivato qui addormentandomi, forse magia è stata, ma chi lo sa? Perché? Cazzo! Sono qua! Io lo scoprirò, alleandomi, io lo scoprirò, battendomi e infine... La verità più nascosta è dentro il tuo cuore, tu lo sai, e no, non è vero tutto quel che tu supponi, visto che non è realtà. Lo saprò! Hai capito il piano acqua? Lise, cioè, mi seguiamo senza farci notare. Acqua? Acqua? Dove sei? No, no, no. Psss, sono dietro una roccia. Vieni anche tu. Seriamente, Acqua, mi preoccupo. Come fai a essere così intelligente? Non è da te. Non per niente sono la dea migliore di sempre. Ok, ora non tirartela troppo. E comunque ci siamo quasi. Quasi? Per cosa? A questo, ovvero la mia caduta. Ma sei appena precipitato! Morirai! Non ti preoccupare, ti salvo io! Aspetta, Acqua, non devi buttarti, rischi di mandare tutto il tempo a puttane! Ti salvo io! Se muori tu, perdo il mio unico seguace! Acqua! Non volevo arrivare a questo! Bava di rospo! No, i rospi! Il tuo odore! Ah! C'è mancato un pelo! Oh no. Un problema in meno. Anche se un po' mi dispiace. Che avvenimento curioso. Ah! Kurisu, ti pare il caso di apparire così alle mie spalle? Veramente mi sono avvicinata pian piano osservando quella curiosa scena. Tu eri precipitato giù da quel dirupo, come fai a essere qui? È una storia lunga. Tanto per cominciare... Sei tornato indietro nel tempo con una macchina del tempo. Eh? Ma tu come lo sai? Probabilmente non lo sai, ma a causa di un sasso a forma di Dr. Pepper mi è tornata la memoria. Un sasso? Ah, per quello che riguarda gli uccelli e le battute che hai fatto. Aia, Kurisu. Ora capisco perché Okabe ha fatto fatica a conquistarti. Okabe, giusto. Come hai fatto a costruire una macchina del tempo? Conosci una tecnologia futuristica? No, ma reggiti forte! Ho incontrato Okabe in questo mondo e lui mi ha aiutato! Okabe è qui! Sì, Kurisu, perché? Okabe! Okabe! Sono così felice! Avevo notato un sentore del suo profumo su di te! Kurisu, stai tranquilla, dopo lo troverai anche tu, la costruirete insieme la macchina del tempo! Davvero? Sì, ma ora devi mandare una d-mail a Okabe, ti detto il testo. Aspetta, ma questa d-mail quando deve arrivare? Che vuol dire? Deve arrivare Okabe quando sarò con lui! Ho due brutte notizie. Kurisu, perché sei diventata seria? Cosa vuoi dire con brutte? Primo e insormontabile problema. Le d-mail vanno solo nel passato, mai nel futuro. Ma tu questo non potevi saperlo. Ma io questo potevo saperlo. Secondo insormontabile problema. Solo Okabe può inviare le d-mail. Questo è impossibile, ero con Okabe quando è arrivata la d-mail. Avanti, Kurisu, non ti viene in mente nessun piano? Cosa può essere successo? Una spiegazione ci sarebbe, ma... la ritengo impossibile e troppo dolorosa. Parla, Kurisu. La d-mail è già stata inviata. E da chi? Da me. Aspetta, prima di fare domande inutili, che ti spiego la mia teoria. La Kurisu che ha mandato la d-mail non sono io, ma è la Kurisu del futuro, che ha costruito la macchina con Okabe ancor prima del tuo viaggio. È plausibile. Allora nessun problema. Ma sei stupido! Eh? Cosa? Perché? Prova a ragionare. Se la d-mail ti è arrivata anche nella linea di universo precedente, vuol dire che questi eventi erano già accaduti. Questo chissà quante volte. Per caso Okabe ti ha mai fatto intendere di aver viaggiato nel tempo? Effettivamente quando abbiamo incontrato Lelouch ha detto qualcosa di simile.
Chissà quante linee di universo avrà già passato. E tutto questo solo per te. Cerca di essergli riconoscente. Ho capito, Kurisuma, devi calmarti. Stai sragionando. Sono calma. Ora portami da Okabe. Quel pervertito mi ha esplicitamente chiesto un appuntamento nel suo laboratorio. Non credo, Kurisu. Ti ha invitato nel suo laboratorio per creare la macchina del tempo. Davvero gli hai creduto? Non capisco. Che vuoi dire? Dimmi solo una cosa. Ti ha detto di andare a fare un giro mentre noi la costruivamo? Sì. Perché? Quel timidone. Ti voglio mettere al corrente di una cosa. La macchina non si costruisce in un'ora. Probabilmente è già pronta, ma quel maniaco voleva un pochino di privacy con me. Però non ti facevo così infantile e credulone. Comunque, dov'è che mi devo recare adesso? A Portodar. Allora, prima di arrivare mi farò una doccia. Senti, Kurisu, certe cose non vorrei saperle. Non credo che vi servirà una doccia. Ai morti la doccia non serve. Eh? Yuno? Ma non eri nello scantinato? La conosci? Ci conosciamo, ma le mie spade non lo conoscono ancora. Penso di non volerle conoscere. Tardi, sei morto. Dai, Yuno, parliamone, io non ho nulla contro di te. Ma io ti voglio uccidere, squartare e osservare ridendo. Sto per vomitare. Le tue ultime parole? Yuki, 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 yuki. Non mi fai più nulla. Ora muori. Rimani immobile. La mia spada si è rotta. Ma come? Non puoi ucciderlo, indipendentemente dall'arma che userai. Questo perché ci sono eventi che non possono essere modificati. Se le armi non funzionano, lo farò a mani nude. Non sono il tipo di slime che mette le mani addosso alle ragazze, ma lascia il mio amico. Lemur? Ma quanti colpi di scena! Come sei arrivato qui? È troppo difficile da spiegare, ma ora tu devi lasciare in pace il mio amico, se non ti dispiace. E se mi dispiacesse? E se ti uccidessi? Perché non ci provi? Ragazzina, sarò costretto a mangiarti, anche se non so che sapore abbiano le ghiandere col seno piccolo. Cosa hai detto? Ho detto qualcosa di sbagliato? No, Lemur, tranquillo. Paparapam! Indovinate chi è tornata? Un altro colpo di scena! Acqua, come hai fatto a... Sono una dea! Mi sono aggrappata al crepaccio. Avevi detto che se fossi caduta avrei compromesso la linea temporale, giusto? Giusto. È più intelligente di quello che sembra. Ma smettete di sottovalutarmi! Mi avete stufato. Se non posso uccidere lui, allora partirò da lei. Da me? Acqua, usa idropompa! Non posso essere uccisa. Acqua, reagisci! Non in questo mondo. Acqua! Dove sono finite? Lo slime le ha appena... Hanno un pessimo sapore, però non daranno più problemi. Perché? Hai mangiato anche acqua? Era in traiettoria e poi non ne vedo un grosso problema. Ti posso dare ragione. Sì, in effetti ha ragione. Immagino di doverti spiegare certe cose. E io immagino che debba andare. Ciao Kurisu, ci vediamo nel futuro del passato. E sì, Lemur, inizia a spiegare! Siamo stati teletrasportati insieme in questo mondo. Ah. Eh? E il viaggio continua? Come, scusa? Hai presente la suspense? Ecco, hai detto una frase d'effetto e quindi di conseguenza devo...